bentornati con il nostro consueto appuntamento con il tag mensile. Questo mese una collaborazione con un altro canale specialissimo, sempre dedicato principalmente ai libri e gestito da Andrea. Il canale si chiama Andre I Read, ha anche un profilo parallelo su altri social che troverete qua sotto, in modo che voi possiate seguire Andrea su tutti i vari social, ma soprattutto sul suo canale. Iscrivetevi, lasciate un mi piacino sulla fiducia. Iniziamo con il tag. Il tag 10 domande. Io ho fatto 10 domande a lei, lei ha fatto 10 domande a me e passeremo il tempo insieme rispondendo appunto più dettagliatamente possibile a queste 10 domande, che sono domande non necessariamente inerenti ai libri o al canale, ma domande in generale. La prima domanda che mi ha fatto Andrea è: cosa significa per te la lettura? La lettura, come sapete, è una passione che mi ha accompagnato davvero fin da piccolissima. Per me è sempre stato un po' come un raggiungimento di un obiettivo. Sono sempre stata molto lodata per le mie doti di lettrice veloce, anche da piccola, e questa cosa mi ha sempre riempito d'orgoglio, tant'è che ho iniziato a leggere sempre più velocemente. Per me leggere tanti libri è una forma di soddisfazione incredibile. La lettura mi ha appassionato principalmente perché ha la capacità di farti viaggiare in mondi paralleli. Non è solo una questione di quantità o di obiettivo, quindi, ma anche una questione di separarmi dalla vita reale e vivere avventure che mi posso immaginare e alimentare la fantasia, che già è tanta. Sono una persona molto fantasiosa. Per me è di vitale importanza per il mio lavoro, per la mia vita, per staccare, per tantissimi motivi. Quindi la lettura per me ha un significato molto grande. E poi un buon scrittore sicuramente è anche sempre, sempre, ricordiamocelo, un buon lettore che sa spaziare su vari generi. Ho visto che ami la musica. Sapresti spiegarne il motivo? Che cosa ti trasmette? Cara Andrea, io lavoro con la musica e di conseguenza ho vissuto la musica fin da quando non ero ancora nata, perché appunto con il lavoro di mia madre io ho vissuto tutta la mia vita circondata da musica, anche nei momenti in cui non ero a danza principalmente, però la musica era sempre un bel sottofondo. La musica per me assume un significato molto importante perché è la chiave per permettermi di esprimere emozioni attraverso il mio corpo, esprimere emozioni attraverso l'immaginazione. Anche la musica, comunque, come la lettura, ha il potere di farmi staccare, di alimentare la mia fantasia, soprattutto da quando ho iniziato io stessa a lavorare con la danza, a mettere su corpo la mia fantasia. La musica ha un ruolo fondamentale, tant'è che non riesco ad ascoltarla senza riuscire a immaginarmi una coreografia sopra la musica. Mi aiuta ad avere la mente sempre attiva per quanto riguarda le idee e il mio lavoro. È quello che vado a cercare quando ho bisogno di rilassarmi, oppure quando voglio sfogare un certo tipo di emozione, voglio andare a ricercare la mia vita all'interno delle parole di una canzone, vado a ricercare un determinato tipo di canzone. Io ho una canzone per ogni stato d'animo o un autore. È un po' la colonna sonora della mia vita, la musica, e non vivrei senza musica. 3. Hai altre passioni oltre alla lettura? Ebbene sì, su questo canale, oltre alla lettura che già cercavo di portare appunto a voi attraverso il canale, anche le mie altre due grandi passioni, che sono la danza, che comprende veramente innumerevoli cose intorno a lei, e i cartoni animati. I cartoni mi hanno sempre accompagnato, più li guardo, più cresco e li guardo e più li comprendo. Lavorando con i bambini mi è molto utile vedere i cartoni e vedere quello che trasmettono, soprattutto quelli che piacciono di più ai bambini. Ho anche la scrittura come passione, che più che altro è uno sfogo, di questo se volete parleremo in un altro video, e cucinare dolci, questo forse non lo sapevate. 4. Perché hai aperto questo canale? Il canale è stato aperto principalmente per pubblicizzare il mio libro, mani in alto, io lo so, trovo che non sia corretto, a me piacerebbe che ovviamente i miei iscritti e i miei libri venissero conosciuti in maniera spontanea e non inculcando e spammando. Però allo stesso tempo questo canale si è evoluto ed è diventato una passione anch'essa, perché mi aiuta a migliorare il videomaking, che mi serve anche per lavoro, mi aiuta a sfogare, a parlare con delle persone a cui interessa quello che dico. Sono una che parla moltissimo e a vanvera molto spesso, mi aiuta a canalizzare le idee, quindi ha cambiato completamente il suo obiettivo. Da che era diventato un po' un canale pubblicitario, è diventato
un motivo per andare avanti. Ogni visualizzazione, ogni like è un motivo di orgoglio per me e mi aiuta sicuramente a portarlo avanti questo canale. Comunque, giusto per dire, questo canale è aperto quasi da 5 anni di preciso. Il 25, come sapete, uscirà il mio primo bookshelf tour, quindi non perdetevelo, sarà l'anniversario appunto di questo canale. 5. Cosa stai facendo durante questa quarantena e com'è la tua giornata tipo? Allora, io avrei voluto evitare di portare la quarantena in questo canale oltre aprile, però purtroppo siamo ancora qua, siamo ancora chiusi in casa e io ho vissuto questa quarantena fino ad adesso con estremi alti e bassi. Sono partita molto positiva, pensando che comunque sarebbe stata una buonissima occasione per ritrovare le mie passioni, riconoscere me stessa, approcciarmi a un nuovo tipo di lavoro. Ho avuto poi un periodo di down nel quale sono dovuta stare ferma per un problema fisico. Questo mi ha buttato molto giù, perché già il fatto di rimanere chiusa in casa quando la mia vita è normalmente molto frenetica e in movimento mi costringeva un po' a cercare il positivo in una situazione che positiva non è. Questa cosa di rimanere bloccata con la schiena, perché appunto avevo un problema alla schiena, mi ha veramente buttata giù, al punto da rovinare completamente la routine nuova che mi ero creata all'insegna del canale, di letture, di film. Non avevo più voglia di fare niente, non avevo più voglia di sentire nessuno, mi svegliavo tardi, facevo le cose talmente lentamente che dalla colazione quasi passavo direttamente al pranzo. Mi sono impigrita tanto ed è una cosa che io non sopporto, la pigrizia, non mi riconoscevo più. Arrivato il 26 aprile, nel quale è uscito poi il nuovo decreto per iniziare la fase 2, io aspettavo quel decreto perché speravo di poter rivedere le persone lontane, di avere l'accesso almeno una volta per poter vedere le persone che mi sono state più vicino fino a prima della quarantena e anche durante, poterle abbracciare, poterle vedere, e invece ancora non è stato possibile. Mi ha buttato un po' giù questa cosa, ma questo buttarmi giù è stato la goccina che ha fatto traboccare il vaso e mi ha fatto dire: ok, basta, il problema alla schiena non è passato ancora, ma io posso rialzarmi, io posso fare cose, posso cambiare di nuovo la mia vita e cercare di riprenderla in mano, di ritrovare una routine quotidiana ben pianificata all'insegna di tutto quello che mi piace fare e magari qualcosa in più. Tanto per dire, ho iniziato appena sveglia a fare yoga. Io non so quanto durerà questa cosa, per adesso sta andando bene, sta dando molta energia al mattino, al che mi alzo, anziché stare davanti al telefono subito mi metto a preparare la colazione, mi prendo cura dei miei gattini, arieggio la casa, faccio la mia morning routine, dopodiché pianifico e pubblico spesso post su Instagram, ma anche no, dipende un po' dall'ispirazione che ho sul momento. Sono ripromessa di farlo tutti i giorni e ci provo. Do un orario in cui devo finire questa preparazione mattutina e inizio a fare le cose che devo fare, quindi vuoi girare un video, leggere appunto, oppure scrivere, facendo domestiche banalmente, cucinare, insomma cose che mi piacciono ma che sono anche utili. Poi pranzo, cerco di seguire un po' la mia fame e di non darmi un orario per il pranzo. Dopo pranzo preparo quello che devo preparare per le lezioni online, che sono appunto questa nuova modalità di lavoro per me, insegnante di danza dimenticati dal mondo. Se volete saperne di più, guardate i video di Danza con Gio. Finisco le lezioni la sera con delle piccole pause tra una lezione e l'altra che mi servono proprio per stendermi, rilassarmi un attimino o comunque focalizzare la lezione successiva. La sera poi ceno, butto fuori la spazzatura, che è un po' il mio momento d'aria, poi torno in casa, magari sento gli amici o i familiari, mi metto a letto, cerco di leggere un po', quello cerco di ripromettermi tutte le volte a meno che io non sia stanca morta, e poi vado a dormire e la routine ricomincia. Ci sto provando molto a programmare di nuovo tutto, perché è una cosa per me fondamentale che mi fa stare bene, piuttosto che ritornare a crogiolarmi nella pigrizia che, ripeto, è una cosa che odio. Preferisco pianificare in maniera così meticolosa e a volte un po' snervante, ma è una cosa che invece a me rilassa molto. 6. Dici qualcosa di insolito di te. Fammi pensare. Comunque ci sono stati tanti video nel quale vi ho raccontato delle cose di me, non da ultimo le 15 cose strane di me. Insolito, io quando vado da Starbucks non dico mai il mio nome, perché non mi piace quando lo sbagliano, dato che mi chiamo Giorgia, all'estero lo scrivono sempre con la E e mi dà un fastidio terribile. Quindi io quando vado da Starbucks
ordino sempre quello che devo ordinare dicendo il nome di un personaggio famoso, e quindi io colleziono i bicchieri di Starbucks con sui nomi dei personaggi famosi. Per il momento ho Kim Kardashian, Walt Disney, Buffetta, Morfette all'inglese, ti sto guardando, e Santa Claus. 7 consigli per chi vuole intraprendere un'esperienza sui social: cercate di avere più tempo possibile. Se avete una vita frenetica come la mia, è molto difficile stare dietro ai social. Se volete dedicarvi ai social e diventare famosi sui social, utilizzare i social in modo da farvi appunto conoscere da più gente possibile, dovete sapere che ci dovete dedicare tantissimo tempo per l'editing delle foto, per la creazione dei video nel caso vogliate diventare degli youtuber o comunque creare dei contenuti qua su questa piattaforma. Dovete pensare a cosa scrivere, perché anche quello non è da sottovalutare. Sotto i post dovete scrivere la cosa giusta perché la gente vi possa mettere un bel like. Dovete cercare di mantenere un feed su Instagram principalmente che sia più o meno coordinato, in modo che sia carino da vedere il canale. Quindi bisogna guardare il punto di vista estetico, ma non da meno, che è una cosa secondo me importantissima che io cerco di fare il più possibile ma non ci riesco mai, è di seguire, e con seguire non intendo cliccare sul pulsantino ma proprio seguire tutti i vostri follower. Mano a mano che il canale cresce bisogna cercare comunque più possibile di guardare le stories, di seguire i video, di seguire i post, mettere mi piace, un commento, un like, perché questo è il modo migliore per far sì che gli altri siano invogliati a seguire te. Principalmente ognuno fa quello che desidera che gli venga fatto, quindi sappiate che se volete intraprendere questa carriera di influencer in un modo o nell'altro dovete assolutamente avere del tempo a disposizione, o comunque ritagliarvi del tempo e dedicarvi solo ed esclusivamente ai social. 8 libri che ti sono entrati nel cuore. Sarò ridondante perché comunque andrò a parlare di libri che avete già visto su questo canale. Il primo libro è ovviamente Margherita Dolce Vita, non spenderò altre parole, ma è un libro che alle medie mi ha cambiato la vita e ha cambiato il mio modo di vedere me stessa, quindi mi ha aiutato a uscire dal guscio. Il secondo libro che mi è piaciuto, mi ha cambiato un po' la vita a livello di passioni, è Harry Potter e la pietra filosofale, che da piccola odiavo, l'ho riletto che ero in quarta superiore, quindi ero già vecchia rispetto a chi l'ha letto fin da piccolo, e però me ne sono innamorata, ho letto tutta la saga, poi successivamente a quello. Non posso dire che sia ancora come qualche anno fa una passione vera e propria al quale dedico del tempo, però è una saga a cui sono molto molto affezionata. Ci sono altri libri che comunque mi sono piaciuti ma non al punto da entrarmi nel cuore. 9, questa è una domanda molto interessante: come prepari un video, scrivi una scaletta, che strumenti usi? Dal momento in cui ho riaperto il canale, ogni video ho deciso di strutturarlo con una scaletta, quindi io su un bel quadernone io scrivo tutta la scaletta, scrivo la data, cerco di informarmi se in quella data c'è qualche ricorrenza particolare che mi può essere di ispirazione per il contenuto del video, un palinsesto molto chiaro che potete trovare nella descrizione del canale, che mi permette di avere una scadenza per ogni video, cosa che prima non facevo. In base al contenuto c'è un tipo di scaletta, e qualche settimana prima giro il video, lo trasferisco sul computer dalla macchinetta fotografica. Un giorno cambierò anche la macchinetta fotografica quando il dindino me lo permetterà, e con Shotcut edito i video. Io ho sempre usato altri tipi di programmi ma mi risultavano troppo scomodi. Con Shotcut mi sto trovando abbastanza bene. Poi creo le miniature del video con Canva, successivamente lo pubblico e lo programmo per la data da destinare. Ultima domanda, la più difficile secondo me. Andrea, sei stata cattiva. Come ti vedi tra 5 anni? Tra 5 anni avrò superato i 30 anni. Nella mia testa i 30 anni sono sempre stati un po' un traguardo di realizzazione completa anche a livello relazionale, ecco. Dal punto di vista lavorativo, come ho già detto tante volte, mi trovo ad essere soddisfatta di quello che faccio, nonostante io non abbia ancora 30 anni, quindi io ho raggiunto il mio obiettivo a livello lavorativo, io ho trovato la mia strada. A livello relazionale non so neanche se dire se ci sto lavorando o meno. La cosa che spero è prima dei 40. A questo punto diciamo che abbiamo slittato di 10 anni, quindi io semplicemente tra 5 anni spero di essere mediamente realizzata anche dal punto di vista relazionale e di stare avviando dei progetti di vita. Ahia! È finito questo lunghissimo video. Grazie Andrea per aver collaborato con me, è stato molto divertente, non vedo l'ora di sentire le tue risposte.
dato che parallelamente a questo video è appena uscito il video sul canale di Andrea, quindi andatelo subito a vedere, vi lascio qua sotto il link insieme a tutti i link dei suoi social nel quale la potete ritrovare, commentare e la potete seguire, cosa che vi consiglio di fare, così come farete con me con i link che vi troverete qua sopra per seguirmi, commentarmi, sostenermi e mi piacermi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su, se vi piace il canale, il format che faccio e che vi porto qua, iscrivetevi al canale e soprattutto cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video lunedì 11 maggio con la Books Review. Invece il prossimo tag sarà ovviamente il 6 giugno, che sarà il mio compleanno, quindi sarà un tag super 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 speciale. Qua sotto trovate anche la mail per le collaborazioni, se volete anche voi fare un video in collaborazione con me come ha fatto Andrea, scrivetemi lì e noi concorderemo una collaborazione. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Adesso correte sul canale di Andrea e andate a vedere il video. Un bacione!